Passiamo alle interrogazioni. Ci tengo, prima di passare alle interrogazioni, ci tengo a fare una dichiarazione, credo, chiedo anche che sia messa verbale. Io metto all'ordine del giorno del Consiglio tutte le interrogazioni di cui mi è stata assicurata la risposta. La mia segretaria chiede alla Presidenza se ci sono le risposte, se non ci sono non vengono mai. Quanto mi si dice che le risposte ci sono, io le metto all'ordine del giorno del Consiglio. Chiaro? Questo per chiarezza di tutti. Allora, passiamo all'interrogazione numero 3, presentata dai consiglieri Lozzi e Coia per la manutenzione del parco via Mario Lucio Perpetuo. Chi la presenta? Consigliera Lozzi, prego. Sì, allora, è una interrogazione del 4 giugno, quindi spero che la situazione si è risolta, anche se a volte ne dubito. Comunque vabbè, erano arrivate tante segnalazioni sul problema di mancata manutenzione del parco di via Mario Lucio Perpetuo. Soprattutto il problema è che quando anche il servizio giardini interviene all'interno, siccome la competenza esterna è dell'AMA, magari fuori rimane poi non manutenuto e quindi comunque la situazione di degrado rimane. Garantendo una manutenzione regolare del parco, un parco che comunque ha poca illuminazione, che è anche frequentato non da bellissima gente la sera, comunque si crea tutta una situazione di disagio per i cittadini che logicamente continuano a segnalare almeno che venga fatta la corretta manutenzione dell'erba. Quindi noi chiediamo di sapere intanto se è stata fatta praticamente la manutenzione, come si può garantire il minimo della manutenzione ordinaria e come si può anche evitare che ci siano degli interventi parziali da parte del servizio giardini, anche sappiamo insomma che le competenze purtroppo sono separate, però fare una cosa e non l'altra è alquanto a volte ridicolo. Grazie. Prego, assessora. Signor Presidente, consiglieri, la questione posta dalla consigliera Lozzi, a firma anche il consigliere Coia, pone la questione che abbiamo già da un anno in città, che in questi ultimi mesi dell'anno, io spero, a prescindere diciamo dalle sorti politiche della rappresentanza, che possa essere risolta per il bene dei cittadini, anche perché stanno per essere conclusi gli iter amministrativi per i bandi delle gare europee sul verde, che erano stati banditi all'inizio di quest'anno a fronte del blocco dei 60 e più affidamenti che il Dipartimento Decimo svolgeva, ripetendoli anno dopo anno, sulla cura e la manutenzione del verde. Tra questi ci sono anche i parchi, le aree verdi. È chiaro che per quanto sforzo possano fare l'ufficio giardini, i dipendenti del Comune di Roma, quando si parte da una situazione in cui circa l'80% del verde è gestito in appalto, non si arriva. Nello specifico, quindi, io penso che questa situazione, anzi sono certo che questa situazione sul verde, proprio per questa scelta che l'amministrazione marina, io dico in un senso di grande coraggio, ha fatto all'indomani dell'esplodere di Mafia Capitale, possa dare i suoi frutti ai cittadini romani con l'inizio delle lavorazioni che derivano da questi appalti a gara aperta europea. Nello specifico, la consigliera faceva riferimento, diciamo, all'interrogazione che oggettivamente è stata fatta a giugno e che vedeva una situazione proprio nel momento in cui le essenze arboree erano più rigogliose, nel momento, diciamo, tra la primavera e l'inizio dell'estate, dove c'è il massimo accelerazione della crescita. E il parco effettivamente aveva bisogno di una manutenzione, di una cura più attenta. Su una nota della Polizia di Roma Capitale, del settimo gruppo tuscolano, a cui è stato richiesto di un sopralluogo, di verificare lo stato,
ci confermavano che la situazione generale dello stato manutentivo era sostanzialmente buono, c'era diciamo la situazione era quindi migliorata e c'erano stati gli interventi per rendere più fruibile il parco. Poi è chiaro che queste nostre aree sono aree aperte dove mancando luoghi di aggregazione più, come dire, ospitali, abbiamo parlato credo nell'ultimo consiglio rispondendo a delle interrogazioni di Piazza dei Consoli, così come il parco di Lucio Mario Perpetuo, ma altre situazioni all'interno dei nostri quartieri sono luoghi di aggregazione anche notturne dove ahimè anche i nostri ragazzi, i giovani non si comportano forse come dovrebbero, per cui si fa fatica a mantenere anche per le problematiche legate al servizio dell'azienda dei rifiuti a uno stato più decoroso, di cui sicuramente però ci poniamo l'obiettivo. Grazie. Consigliere Lozzi. Accogliamo la risposta dell'assessore che a quanto pare purtroppo noi altro non possiamo fare, perché anche questo è un altro dei limiti a cui dobbiamo sottostare, imposti dal comune, non dipende da noi, certo dovremo cercare di spingere probabilmente a questo punto nella prossima consigliatura affinché ci sia un'attenzione maggiore del comune nei confronti dei territori e soprattutto che non si possa lasciare la manutenzione ordinaria del verde o di qualsiasi altra cosa abbandonata a se stessa per nessun motivo, neanche per Mafia Capitale. Grazie. Grazie. Interrogazione numero 37, sempre i consiglieri Coia e Lozzi, riguardante il progetto pubblico per la realizzazione di un asilo nido, residenza sanitaria per anziani, via Siterno, angolo via Appio Claudio. Chi la presenta? Io. Consigliere Lozzi. Allora, anche questa è un po' consigliere datata. Coia, la mano non gliela dà il consigliere Coia. La prossima, la prossima la sua. Allora, diciamo che anche questa è un'interrogazione un po' datata, ci sono stati anche incontri sul territorio in merito, però appunto chiediamo se ci sono aggiornamenti. Come c'è scritto nell'interrogazione, c'è un progetto urbanistico presentato dalla congregazione delle suore francescane Vulgobige, in cui è prevista una realizzazione di parte privata con asilo nido e residenza sanitaria e un centro polifunzionale come opera scomputo, ulteriori rispetto a quelle principali che dovrebbero essere realizzazioni di verde pubblico, parcheggi e impianto fognante. All'epoca dell'interrogazione i cittadini ci segnalavano un rallentamento nei lavori per quanto riguardava la parte pubblica e ci chiedevano di sapere se era prevista una variante al progetto e se questa variante era realmente prevista, se c'era anche un aumento di opera scomputo, insomma se questa variante chiedeva anche un aumento di cubatura. Quindi aggiornamenti in merito, sappiamo ad oggi che la variante c'è, però non sappiamo i lavori se sono andati avanti o meno. Grazie. Prego, assessora. Allora, consigliera, non ci sono aggiornamenti amministrativi rispetto a quella che sono state le risultanze dell'assemblea pubblica tenuta nell'estate scorsa, appena trascorsa, nel quartiere. I temi che lei poneva, però facciamo chiarezza rispetto a questo complesso unitario che prevede un intervento pubblico e privato, con realizzazione una residenza per gli anziani, un asilo nido e la corresponsione degli oneri invece di essere, diciamo, versate, come spesso si fa e fortunatamente dico io, alle casse comunali, la contropartita era la realizzazione di un centro polifunzionale sempre prospiciente via Siderno. Non so di che variante parla. Impropriamente lei, immagino, quello che parlano i cittadini è del
piano superiore, tecnicamente non è una variante. Tecnicamente non è una variante. Il progetto prevede anche il piano superiore, perché con l'inizio dei lavori e del permesso a costruire, la proprietà aveva inteso utilizzare solo una parte della cubatura che l'area sviluppava. Con una integrazione, al Dipartimento PAU è stata richiesta l'autorizzazione a fare il piano superiore, e questa parliamo di variante. Poi ci sono preoccupazioni da parte dei cittadini, perché sostengono, in quell'ambito c'era, dico, e poi dico perché c'era, una, almeno per le cognizioni che ho io del nuovo piano regolatore, che non sono tante, ma su alcune cose, per capirci, insomma, le abbiamo approfondite. La convenzione Caroni, in quel di statuario, prevedeva che non si potevano superare alcune altezze. Bene, l'attuazione e l'approvazione del piano, del nuovo piano regolatore di Roma supera quelle previsioni e quei vincoli, a meno che, come nel caso dei piani particolareggiati delle zone O, le previsioni urbanistiche o dei print sono specificatamente previste nelle norme tecniche attuative del piano regolatore. Questo è quello che io dico, ma questo è pure il motivo, diciamo, dell'elucidazione, delle spiegazioni che gli uffici municipali hanno chiesto attraverso i propri dirigenti al Dipartimento PAU. Siamo in una fase di stallo, non solo per questo, perché l'altra variante, diciamo non sostanziale, che il progetto ha, è quella della sostituzione della vasca che era stata chiesta nella progettazione, poiché il quartiere statuario ancora soffre di una carenza di collettore fognario. Ora sappiamo tutti, fortunatamente, che in via di Vallericcia si sta concludendo i lavori di Acea, che con un impianto di sollevamento porta a Tor di Valle, per cui questa vasca, l'esigenza della vasca viene meno, e io dico meno male che si fa questo collettore, almeno tutto il quadrante può beneficiare di questa possibilità di allacci in fogna, e quindi ci saranno 10, 20, 25, non lo so, mila euro che potrebbero essere reimpiegati là all'interno del centro polifunzionale per fare qualche accorgimento, ampliare l'area giochi, non lo so, qualsiasi cosa poi si può ragionare. Questo è lo stato dell'arte su questa vicenda. Tenete conto che sulla questione variante e opera pubblica connessa dovrà essere fatta una conferenza di servizi, per cui, come sapete bene, uno degli strumenti che la legge sulla trasparenza pone a garanzia della trasparenza della pubblica amministrazione, per cui tutti ne saranno messi a conoscenza, e quindi saranno sedute pure pubbliche a cui tutti potranno partecipare, sia gli attuatori, sia gli uffici municipali che quelli regionali, che i singoli cittadini che ne hanno interesse. Grazie. Consigliere Lozze. A posto così, grazie. Grazie. Mozione numero 38, sempre dei consiglieri Coia e Lozze, manutenzione aree verdi e parchi del settimo municipio. Consigliere Coia. Sì, Presidente, volevo ricordare che c'era un cittadino che voleva parlare, se facciamo a seguire. Grazie. Allora, questa interrogazione è molto simile all'altra sui parchi, insomma, quindi questa è un po' più generica e tratta diversi parchi. In particolare vorremmo sapere perché non viene fatta la manutenzione ordinaria,
quindi è affidata, chi la fa di norma, e cosa intende fare, quindi le istituzioni cosa intendono fare perché venga garantita almeno la manutenzione minima, e per sollecitare l'amministrazione a intervenire presso, qui parliamo dei parchi di Lucio Mario Perpetuo, via Le Ciamarre, via Luigi Foti e via Paolo Luigi Guerra, in particolar modo, ma allargherei anche a tutti i parchi del territorio, sicuramente ce ne sono alcuni che vengono manutenuti, in questo caso abbiamo notizia che insomma la manutenzione è carente, quindi vorremmo sapere qual è la situazione, grazie. Un attimo assessore, sospendo due minuti, prima di dare la parola all'assessore, sospendo due minuti il consiglio, siccome è un cittadino, ma Lazzari, che mi ha chiesto di poter intervenire su questa questione. Due minuti, prego. Posso riprendere? Sì. Signor Lazzari, può riprendere il suo intervento? Sì, sì, non c'è problema. Tanto siamo della stessa famiglia, quindi non abbiamo paura. Il mio intervento è volto, come privato cittadino che usufruisce dei parchi pubblici di Roma, del settimo municipio, e che ogni giorno vede quello che succede all'interno di questi parchi. In particolar modo il parco che io frequento è il Parco delle Carrozze, che è posto dietro a Quinto Publicio e Raimondo Scinto, nel quadrante Viale Pelizia, via discorrendo. E in quel parco che, devo dire, ha avuto uno sviluppo meraviglioso dagli anni 80 in poi, perché prima era una discarica pubblica veramente, e dopo è stato urbanizzato, è stato reso fruibile ai cittadini. Però in questo momento c'è una situazione di reale pericolo, quindi non soltanto una questione di manutenzione estetica delle essenze arboree, ma proprio una questione di pericolo, perché in continuazione vediamo rami pericolanti che penzolano dagli alberi, alberi che sono messi in maniera veramente critica, perché dei pini che sono stati posti quando è stata fatta l'urbanizzazione, che però evidentemente non sono stati podati a dovere in quel momento come si doveva fare, e quindi quando c'è stata l'ultima nevicata nel 2011, mi sembra, 7 alberi di questi sono caduti a terra. In continuazione io avverto i miei amici del parco a dire: guardate, quell'albero è pericolante, non ci passare sotto. Fatalmente un mio amico è stato presente a un crollo di un albero che si è salvato soltanto perché è passato a sinistra dell'albero piuttosto che a destra, perché in quel momento è crollato l'albero mentre passava lui. Se lui passava come faceva sempre a destra, era morto, lui e il cane che portava appresso. E quindi la situazione è molto critica da questo punto di vista. Quindi ecco, per quanto riguarda questa cosa qua, non c'è soltanto una configurazione di estetica urbanistica, ma secondo me c'è una questione di responsabilità penale e giuridica da questo punto di vista. Non che ci sono, ahimè lo dico perché purtroppo io ho fatto parte di una comunità che serviva ad assistenza di, diciamo, persone disagiate, e devo parlare contro di queste persone in questo momento, purtroppo è necessario farlo, perché vediamo dentro lo stesso parco l'ingresso di macchine, di autoveicoli non autorizzati all'interno del parco, con scambio di merci all'interno del parco non controllate. Quando frequentavamo il parco con il dirigente del NAE, del nucleo di assistenza sociale dei vigili urbani, diciamo, era una situazione più calmierata. Adesso la situazione è veramente libera all'ingresso di chiunque, con traffici che non riusciamo a capire da che punto di vista vanno. Quindi la preoccupazione che ho io come cittadino, quindi non parlo a nome di nessun gruppo politico, non parlo a nome di nessun altro gruppo di cittadini, anche se abbiamo provato a fare un comitato del parco come è stato fatto lei all'Appio Claudio, cosa che invece è una realtà bellissima questa che loro hanno fatto all'interno dell'Appio Claudio, e direi che a questo punto l'amministrazione municipale dovrebbe farsi carico di questa, non so se devo rivolgermi a lei direttamente, assessore, quello che riguarda la cosa, e quindi dovrebbe farsi carico della manutenzione ordinaria, soprattutto delle essenze arboree, cioè di quei vegetali che sono più alti di 3 metri, questa è la definizione vera di essenze arboree, cioè di alberi che superano i 3 metri d'altezza.
lì ci sono innumerevoli eucalipti, pini e altro genere di piante, pseudotacace, vi discorrendo, che sono in una condizione di reale pericolo per i cittadini. Questo è proprio... D'accordo, grazie signor Lanzo, abbiamo capito bene. Allora riprendiamo il consiglio. Prego, assessore. Allora, io lo dico, ma magari non per scortesia, non è che posso rispondere al cittadino, ma comunque nel ragionamento che faccio al Consiglio sono comprese anche le giuste preoccupazioni che sono state espresse e che, a mio modo di vedere, non lo dico per sottovalutare un problema o un altro, io non so se ho avuto modo di dirlo in Consiglio qualche volta, ma sicuramente a qualche comitato di quartiere che ha chiesto un incontro. Io sono preoccupatissimo di quella che è la situazione delle alberate, anche quelle non stradali della nostra città. Allora, c'è una situazione, ma lo dico perché sono così le cose, nessuna scusa e bisogna metterci mano. Chiunque governerà questa città si troverà di fronte a questa situazione. Allora, intanto partiamo dal nostro municipio. Il nostro municipio ha tante alberate stradali quanto ne ha la città di Torino. Giudicate voi come si possono gestire questo tipo di problematica, tenendo conto da una parte che l'ufficio giardini, come sanno i consiglieri, tutto il consiglio, non è un ufficio che è diretta dipendenza del municipio, ma risponde alle indicazioni, agli input che vengono dal Dipartimento di Porta Petronia, e è chiaro, sollecitato da tutti, cioè dal Presidente, dalla Giunta, dai consiglieri, rispetto alle necessità che emergono sul territorio. L'ufficio giardini del settimo municipio ha 14 unità di, diciamo, al 100%, una lotta improba e non con l'attrezzatura necessaria a fare quella tipologia di lavoro, pur avendone alcune professionalità, perché ci sono degli operatori che sono in gamba, veramente in gamba, perché per fare le alberate stradali, come sapete tutti, ci vogliono i cestelli, un'attrezzatura che l'amministrazione comunale in questo momento non è in grado di mettere a disposizione di tutti gli uffici giardini decentrati, per cui c'è una rotazione. Ma io lo dico con molta serenità, chi mi conosce, anche nella scorsa consigliatura ho avuto, insomma, un rapporto rispetto a questo tipo di problema molto, poco conciliante, e questa sensibilità mi è stata, cioè mi si è accresciuta nel momento in cui successe la disgrazia del bambino al quadrato di Nicolò Blois. Bene, noi abbiamo nella nostra città, non lo dico io, ma basta leggere i giornali, l'assessore Estella Marino, che insomma, facendosi carico delle grandi responsabilità che quel assessorato ha detto con molta serenità, con molta fermezza, che nella nostra città ci sarebbero 50.000, no 500, no 5.000, 50.000 alberature da abbattere e da ripiantare. 50.000 alberature, soprattutto di pini e platani, che sono essenze arboree che nella maggior parte dei casi sono a fine ciclo vegetativo, perché queste piante hanno un ciclo vegetativo che va dai 60 agli 80 anni. Nelle migliori condizioni possibili, logicamente, e che non sono certe quelle delle cigliature delle strade oppure dei piccoli giardini. Questo è un problema. Io, infatti, continuamente, nel momento in cui ci sono le società di pubblici servizi che vanno a intervenire,
nel nostro municipio ci sono stati diversi scavi, mi preoccupo sempre di dire agli uffici: oh, controllate che non ci stanno alberi vicino, perché magari, no, inavvertitamente o con la fretta, no, il voler concludere un lavoro, il taglio degli apparati radicali di queste grandi alberature, poi succede quello che diceva prima il cittadino, che si indeboliscono e cadono, come è successo pure fortunatamente senza nessun danno l'inverno scorso a cavallo di Capodanno in via Chiovenda, dove poi è caduto un albero sul... Esatto, ma non solo, perché ha, oltre che ha rotto le condutture, quella, ma poi richiesto l'intervento dell'ufficio centrale giardini, ne ha tagliati 5 di alberi, non si è fermato a quello. Ecco, io quello che posso chiedere, questa è la situazione, il municipio, oltre a non avere diciamo una competenza diretta, ma io penso e mi preoccupo, l'ho pure segnalato più volte, gli alberi e i pini che hanno i tiranti su via Appia Nuova, all'altezza dei Colli Albani e oltre, no? La preoccupazione che lo stato di salute di quelle alberature danno. E questa è la situazione. Vedete, su questo tipo di problema bisogna sicuramente migliorare l'attenzione. Per il pericolo che l'attenzione... È meglio spendere qualche milione di euro in più in questa azione e fare qualche sfaccio dell'erba in meno? Personalmente io la penso così, con molta chiarezza di alla cittadinanza romana, che magari vedere i giardini potati, tagliati 3-4 volte durante il periodo della crescita dell'erba, piuttosto che non monitorare e abbattere le alberature e ripiantarle. Visto che c'è questo argomento, a me preme molto, io vi invito ad andare su internet e vedere un editoriale di Fulco Pratesi, che non è certo uno di parte, insomma, no? Uno dei fondatori del Parco Nazionale Abruzzo, che nel settembre del 2014 sul Corriere della Sera ha scritto un editoriale su questo argomento. E io mi ero fatto l'idea, devo dire, ma forse ero troppo catastrofico, che forse 50.000 alberi, che dopo l'assessore Marino ha detto, sono pure pochi, perché lo dice con molto garbo da scienziato, ma dice che le alberature della nostra città, quella tipologia, lui nominava i pini, i platani, ma altre, non sono più adeguate alla struttura, allo sviluppo della città e alle condizioni climatiche che sono avvenute negli ultimi 10 anni in modo evidente. Ed è per questo che io mi auguro chiunque venga a governare questa città ponga sotto la lente d'ingrandimento questo tipo di attenzione, questo tipo di argomento. Grazie. Consigliere Coia. Diciamo... piuttosto generica come risposta, anche se in parte ha risposto all'altra domanda riguardante uno dei parchi, però volevo sapere in particolare se queste aree erano affidate a delle società, ricadevano in quei 60 affidamenti di cui parlava prima, insomma, quindi certo. Ci sono delle società pagate per farlo, erano, insomma. C'erano delle società che avevano, con l'esaurirsi di quegli appalti si è drasticamente ridotta la capacità di intervento dell'amministrazione comunali nelle aree verdi, con i nuovi appalti che in attesa dei fondi europei. Io mi auguro, anzi sono certo che migliorerà in maniera netta il taglio e la cura delle aree verdi nella nostra città, compresi i monitoraggi delle alberature verticali. Capisco la risposta dell'assessore, non possono per nulla soddisfatto naturalmente né del fatto che non ci sono fondi, né del fatto che diciamo dovremmo forse accontentarci di alberelli di basso fusto per un prossimo futuro per la nostra città, quando invece penso che anche i polmoni verdi non debbano essere solamente i parchi. Grazie. Precoia, all'ultima interrogazione, consigliere Giuliano, riguardante i disagi provocati dall'AMA ai residenti di via della Maranella di Marino. Prego, consigliere. Grazie Presidente. Allora, questa interrogazione è datata 15 luglio, oggi probabilmente potrebbe essere
diciamo, abbastanza superata. Perché dico? Perché nella zona appunto di Morena non è stata ancora attivata la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, mentre sappiamo che l'altro giorno nella commissione competente, anzi nella congiunta, l'AMA è venuta a darci il segnale che partirà nel settimo municipio l'intervento sia della differenziata e, nel caso appunto del quartiere di Morena, il porta a porta. Quindi diciamo che il problema che si era creato nella via Maranella di Marino al civico 138-140 era la mancanza di cassonetti che erano stati tolti per poi costringere quella parte, diciamo quelle 50, 60, 100 appartamenti ad arrivare fino a via Petrizzi con una distanza superiore ai 500 metri. Ma non che via Petrizzi poi sia esente dal problema, perché ci sono 7 cassonetti su quella strada e mi sembra solo la strada della Monnezza, perché sembra che non ci sono abitazioni, invece pure lì ci abitano. Quindi era un concentrarsi esagerato di materiale, diciamo, di risulta. È ovvio che l'interrogazione era nata con il fatto di chiedere all'AMA comunque sia di risolvere il problema, cioè quindi di attenzionare quel pezzo di strada, in quanto di punto in bianco io ho mandato anche una lettera all'AMA, quindi la richiesta del posizionamento dei cassonetti, e l'AMA, il responsabile, mi ha detto che di punto in bianco non possono più fare manovre in una strada chiusa. L'hanno fatto per 169 anni, di punto in bianco non possono più fare una manovra, non perché il mezzo avesse difficoltà, ma bisognava fare una manovra. La risposta mi è stata data anche, devo credere che sia così, perché prima erano 2 operatori, 3 eccetera, oggi ne porta solo uno il camion, quindi se non vede dietro chi c'è, e quindi questo ha creato il disagio. Quindi dicevo, parzialmente superata, io mi auguro che, chiedo allora in corsa, cambio un po' la richiesta, e non di rimettere i cassonetti ovviamente dove li mancano, perché partirà il porta a porta, ma nel frattempo, caro Assessore, che ci vorranno un paio di mesi, un mese e mezzo, 2, nel frattempo che partirà l'informativa, arriverà tutto il materiale eccetera eccetera, di dare un nostro contributo municipale e chiedere all'AMA, al responsabile di zona, eventualmente in questo periodo di dare perlomeno un occhio di riguardo, accendere insomma un riflettore per evitare che lì ci sia comunque un agglomerato di rifiuti senza poi cassonetti. E poi credo che appunto che tutto il quadrante mi auguro che gioverà di questo porta a porta, e comunque la situazione si possa comunque tranquillizzare, visto che anche via Petrizzi e da quelle parti insomma la situazione è molto pesante per quanto riguarda sia il discorso AMA, Monnezza, quindi, e sia anche il discorso dei cassonetti. Con il porta a porta immagino che questo venga meno e ci sia anche un decoro ovviamente anche evidente. Quindi era questo il discorso, cambio la domanda in corsa dicendo che in questo mese, 30, 40, 50 giorni, quello che siano, quel pezzo di strada non sia dimenticato. Grazie. Prego, Assessore. Grazie Presidente, Consigliere Giuliano. Intanto l'interrogazione, diciamo, corrisponde certo a una situazione di criticità che c'è in quel quadrante, non solo su via Maranella di Marino, ma anche via Scito, via Petrizzi, così come via di Passo Lombardo oppure via del Fosse di Sant'Andrea. Cioè sono tutte strade del nostro quartiere, del nostro municipio, che sono contigue ai comuni vicino. Comuni vicino che Ciampino, Frascati, Grottaferrata, che svolgono la raccolta dei rifiuti solidi urbani col sistema porta a porta spinto. Per cui una differenziata che nel medio-lungo periodo, anche nel breve dico, per alcuni aspetti, porta notevoli vantaggi a quelle amministrazioni virtuose che lo fanno, e così speriamo anche a Roma. Ma che cosa succede? Succede che non tutti i cittadini sono così ligi al dovere, oppure
come ci siamo detti anche nell'incontro che abbiamo svolto con i funzionari, e là, ma forse qualcuno, forse neanche paga, diciamo, la tariffa sui rifiuti solidi urbani, per cui non è così incline a questo tipo di raccolta. E chi è che ne soffre? I vicini. E per cui le strade che confinavano con Ciampino, con quelle che ha nominato lei, erano quelle che soffrivano più di tutti. Ora, non so, 4 settimane come dice lei, io dico che entro la metà di novembre il porta a porta è già partito, e Morena, quegli ambiti là, così come Centroni, così come Bermicino, così come fino a Tor Vergata, Casal Morena, saranno interessati da questo tipo di raccolta, e speriamo che se ne colgano subito i frutti rispetto al miglioramento del decoro. Ci vuole collaborazione, collaborazione dei cittadini. Già da lunedì prossimo partiranno le campagne informative, quindi non sono 2, 3, 4 mesi. L'AMA conferma la pianificazione di completare la raccolta differenziata a 5 frazioni, sia essa porta a porta che stradale, entro la fine del 2015 in tutto il territorio del 7° municipio. Al massimo si sospenderà, se si è in ritardo, il periodo natalizio, per poi riprendere dal 15 gennaio e completarla al massimo entro gennaio, e si partirà dai luoghi di maggiore sofferenza, che sono quelli contigui ai comuni limitrofi. Non voglio eludere la sua interrogazione. Perché mancavano i cassonetti? Io ho avuto delle perplessità quando ho saputo la notizia tecnica da parte dei operatori, anche dei funzionari, dei dirigenti dell'AMA, ma la soluzione che si, per poter diminuire il conferimento improprio di altri comuni e quindi l'accumulo di immondizia nei pressi anche dei cassonetti che si riempivano, no, in maniera diciamo molto forte in breve periodo, toglievano i cassonetti e toglievano quei cassonetti nelle strade di passaggio, ne inserivano quelli che era possibile inserire nelle vie interne, di modo che non diventava così conveniente per i cittadini che transitavano degli altri comuni e transitavano in quelle località di conferire l'indifferenziato nei cassonetti. Quella è la motivazione per cui questi cassonetti sono stati spostati. Io le posso dire con molta serenità che ho detto va bene, però se è questa la soluzione, io non sono un tecnico, ma va comunicata ai cittadini, e questo sicuramente non è stato fatto da parte dell'AMA. Quindi confido che proprio per quello che ci siamo detti, e l'inizio della partenza del porta a porta spinto in questi luoghi, che sono tutti interessati da questo tipo di raccolta di rifiuti, e l'AMA ci ha confermato nell'assemblea scuola che questo è uno dei motivi per cui si è partiti anche da queste situazioni per il porta a porta spinto, che le condizioni miglioreranno, ma non solo per la raccolta di rifiuti, ma per un decoro più migliore in quelle zone, in quelle vie del nostro municipio. Grazie. Consigliere Giuliano? Diciamo che ovviamente la risposta dell'assessore deriva da quello che, insomma, gli è stato detto da parte dell'AMA, è ovvio. A me mi è stata data un'altra risposta, a lei gli hanno detto che... erano tutte e due. Perché scusatemi, ma sono monooperatori adesso, la raccolta dei rifiuti fatta con i camion, i cassonetti, c'è un monooperatore, sì. C'è un unico operatore sul camion, non è più come prima che giravano in due. L'ho detto pure prima io, infatti, no, però ve lo dire, assessore, appunto, che a me mi è stata data questa risposta direttamente dalla lettera, dicendo che questa era la difficoltà.
Poi a lei è arrivato anche l'altro motivo, che la confinanza, diciamo, con Ciampino permetteva. Il problema è che questo non è stato fatto nessun avvertimento, come ha detto lei, a quel pezzo di strada, perché è una strada chiusa, non è che parliamo di via, diciamo, dei 7 metri o via Petrizzi, insomma, che comunque ci si passa con la macchina. Lì se ci abiti, non è che ci vai di passaggio. Per cui loro hanno pagato diciamo, questa decisione, e i 500 e più metri, insomma, non è che è facilissimo completarli. Quindi era questa la problematica Granata, e io sono contento che in una circa 2-3 settimane questo andrà a regime. Speriamo, e questo lo chiederò a lei, quindi ho cambiato in corsa, che almeno in questi 20 giorni, affinché non entri in funzione, quindi anche le desiderate di quel pezzo di strada possono essere soddisfatte, ci possa essere un intervento saltuario, quello che serve, da parte dell'AMA, che vada lì, perché comunque non è che in questi 20 giorni qualcuno lì non butta i rifiuti. Quindi metterci un occhio per questo periodo, così almeno nel male quel pezzo, diciamo, di cittadinanza possa comunque stare più tranquilla e aspettare la partenza di un sistema che permetterà non più a quelli di Ciampino, sia quelli nostri ma anche quelli di Ciampino, di venire lì e fare lo stesso discorso, perché poi sarà tutto uniformato, quindi è lì che poi ci sarà la differenza. Quindi grazie per avermi risposto. Grazie, consiglio chiuso.